la Corte Europea di Giustizia ha già stabilito che non si possono fare rimpatri dei rifugiati anche in assenza di concessione del permesso di soggiorno. Le operazioni, come lo dicevo prima, di compressione dei diritti costituzionali e dei diritti umani non passeranno. Ricordate quando ci accusavano che non applicavamo la legge, che i sindaci che ci chiamavano ribelli violavamo la legge? Noi abbiamo sempre detto di essere ubbidienti alla Costituzione, alle convenzioni internazionali, ai diritti umani e rispettare il fatto di essere rimasti umani. Noi vinceremo anche questa battaglia. Adesso si sta scoprendo finalmente che Salvini ha costruito un concetto di sicurezza tutto sulla propaganda antineri, facendo intendere che il tema della sicurezza del nostro paese erano delle povere persone che rischiavano di morire in mare, mentre invece ha tralasciato completamente il controllo del territorio, il rafforzamento delle forze di polizia, il rafforzamento degli strumenti e degli apparati giudiziari, non si occupa di contrasto alle mafie, alle contrasto alle corruzioni, non restituisce 49 milioni, sono coinvolti in vicende collusive molto gravi, ci sono inchieste dal sud al nord che li coinvolgono. Il ministro dell'interno di questo si dovrebbe occupare, ma ho visto che lui mi pare è stato solo qualche giorno al Viminale, poi fa sempre campagna elettorale, quindi penso che, come dicemmo un po' di tempo fa, ricopre bene il ruolo di ministro dell'insicurezza nazionale.